chi è stato battezzato, chi ha vissuto qui il suo ministero. Io oggi ringrazio per questo invito, 20 anni, metà di questi 20 anni li ho passati qua, in questa chiesa, chi qui ha celebrato la prima messa. Ci si ricorda che la fede, che il Vangelo ci è stato regalato da chi ci ha preceduto e che ora questo impegno è dentro le nostre mani, nelle nostre gambe, nella nostra voce, nel nostro cuore, nella nostra vita. Oggi la parola del Vangelo ci regala questa figura del buon pastore. E tu pensi ad Ambrogio e subito te lo immagini come il pastore che guida, che conduce. Tra l'altro in un momento difficile e controverso della storia della Chiesa, un momento che era anche attraversato da gravi rischi di frattura. E Ambrogio è diventato uno che ha condotto, come dice Paolo, verso le impenetrabili ricchezze del mistero di Cristo. E proprio perché aveva a cuore il cammino della sua gente, Ambrogio non si è mai limitato a essere solo un maestro della dottrina, ma si è appassionato alla sua città, si è lasciato coinvolgere dalla sua Milano, tanto da legarsi in maniera unica, per cui milanese e ambrosiano sono diventati la stessa cosa. E allora mi piace augurarvela, a me, a tutti noi, una vita abitata da una passione così. Là dove tu sei, nel ruolo che tu hai, nella vocazione che il Signore ti ha regalato, giocati con tutto te stesso, mettici il cuore, la fantasia, l'entusiasmo, la gioia, il coraggio, la grinta, come Sant'Ambrogio. Ma Ambrogio è stato per la sua Chiesa un pastore buono, anzitutto perché lui per primo si è lasciato condurre dal buon pastore che è Gesù. E tutta la sua vita è sotto il segno della grazia. Quella grazia che l'ha incontrato e l'ha condotto forse dove lui neppure osava pensare. Lui stesso ce lo dice in un suo passaggio in cui scrive: ecco, quello che non è stato allevato in grembo alla Chiesa, non è stato domato fin da ragazzo, ma è stato trascinato a forza dai tribunali, strappato dalle vanità di questo mondo, quello che ha abituato un tempo alla voce del banditore, si è avvezzato al cantico del salmista, rimane nell'episcopato non per suo merito, ma per grazia di Cristo e siede tra i convitati della Messa Celeste. Mi piace pensare che noi oggi possiamo tessere l'elogio di Ambrogio e possiamo tesserlo perché abbiamo scoperto che tutto ciò che lui ha detto e fatto è strettamente in relazione con il Signore Gesù. È bellissima quella preghiera in cui dice: tutto è Cristo per noi. Hai una ferita? Lui è medico. Hai fame? Lui è pane. Hai sete? Lui è acqua. Lui è ristoro. Tutto è Cristo per me. E allora credo che lo stesso Sant'Ambrogio oggi ci inviti a guardare a Gesù. Qui ci vorrebbe Don Pietro, che ci diceva sempre, no, che bisognava essere amici di Gesù. Questo era un leitmotiv delle prediche di Don Pietro, no? Ed è così però, è vero. Dobbiamo essere amici di Gesù. Questo ci dice Ambrogio. Allora è bellissima quell'espressione che mi sembra sia il cuore di questa pagina di giornali che abbiamo letto. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E allora quando una parola così la leggiamo come una parola detta a noi, allora si apre davvero una possibilità di preghiera che ti conduce lontano, perché sa dare un senso profondo di pace, perché se conosci le tue pecore, Signore, allora conosci anche noi, allora conosci anche me. E la parola conoscere nel Vangelo è soprattutto, è molto di più di qualche cosa che dice: guarda che sei custodito, guarda che qualcuno ti ha accanto. Certo, anche questo, ma conoscere vuol dire conoscere il cuore, conoscere quello che c'è dentro. E tante volte non sono gli ostacoli esterni, ciò che più insidia la vita e la pace del cuore. A volte sono i tumulti dentro, sono i tumulti del cuore, le paure, un senso di buio che non ci fa capire il perché di tante prove. E allora, Signore, se tu conosci le tue pecore e quindi conosci anche me,
allora ti posso anche dire di sostenere